Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi vi volevo parlare di due nuovi aromi che verranno presentati, forse non sono ancora usciti, o non so se quando questo video uscirà saranno già usciti. Però in realtà sono in anteprima. Se mi seguite su Facebook avete già visto la diretta, e ora che sono maturati posso assaggiarli insieme a voi in un video. Sto parlando dei due nuovi aromi Castle Flavor, ovvero Black Mint e Queen Donut, che sono stati fatti in collaborazione con Salustri Svapo, almeno io credo, e Cyber Flavor. Mi ha contattato appunto Manuel per poterli provare prima con voi, e li ho miscelati giovedì scorso e li ho provati direttamente in live il giorno stesso e già erano buonissimi. Ora sono maturati una settimana di più e quindi andiamo a provarli insieme. Queen Donut dovrebbe essere appunto una ciambella al cioccolato, almeno così sembra, anche se sembra più amaretto, non lo so, c'è qualcosa che mi nascondono. E quando io ho visto Donut ho detto no, perché io odio le ciambelle, o perlomeno non rientra tanto nei miei gusti. Però questa mi ha veramente sorpreso, almeno quando l'ho provata giovedì in negozio. Adesso andiamo a provarla insieme. L'abbiamo fatta al 10% su base 70-30. Lo proviamo su una Rudra V2 Rosewood e su un Adeon, con una resistenza da 0,3 di Isaac, sempre una Alien per Adeon. Mi ha stupito, sì, mi piace, perché non sa di fritto, cioè è un donut ma non sa eccessivamente di fritto. Io odiavo quei gusti troppo frittosi, troppo, cioè proprio fritto, fritto olio vecchio, ecco, quello odio delle ciambelle. E il cioccolato è un cacao forse, che vi rimane sulla lingua e ha lo stesso rapporto dolcezza amarognolo del cacao amaro, che è fantastico, sembra proprio quasi di mangiarlo. Sono rimasta molto colpita, tra l'altro, perché vabbè, adesso è maturato, infatti ha preso anche un bel colore. All'inizio comunque era appena fatto, non me lo aspettavo per niente. Sono degli aromi riusciti al 100%, e secondo me se io non ve lo dicessi e lo mettessi all'interno di una boccetta di un liquido pronto, voi non vi accorgereste mai che è un aroma, perché è vero, cioè ormai ragazzi, anche gli italiani, cioè per fortuna in Italia abbiamo degli aromatieri che sono il top dei top. Non andiamo più a cercare robe in America o chissà dove, perché ai tempi forse erano più avanti di noi, ormai devo dire che forse li abbiamo anche superati. Quindi mi fa piacere che nella nostra città ci sia qualcuno che si impegna così tanto, che fa delle cose così buone, e quindi non c'è bisogno di andare oltreoceano, ecco. E mi piace molto di questo che è dolce, allo stesso tempo il cioccolato è molto buono, anche a wattaggi alti, perché con LOL abbiamo provato su un Cosmonaut, se non erro, comunque aveva comunque un dual coil su un tubo, e cioè mi ricorda tantissimo il Tramonti di Vitruviano come cioccolato, quindi un cioccolato buono, venuto finalmente bene, perché ragazzi io liquidi al cioccolato buoni ne ho trovati pochissimi, e già non sopporto tanto il cioccolato di mio nello Svapo, se è fatto male, anche no. Veramente, veramente promosso, questo mi è piaciuto tantissimo. Ma il vero punto forte, secondo me, per i miei gusti personali, è ragazzi questo, cioè proprio ciaone. Se voi lo andate ad annusare, sono tutti 2-0 questi qua, questo però l'ho fatto su base 50-50, perché per il mio gusto personale io questo me lo svapo di guancia. Liquirizia che cioè, oh mio Dio, e menta si sente, caramelline. Io quando l'ho assaggiato così ho detto oh mio Dio, sembrava, mi ricordava la Morositas, non lo so, cioè mi ricorda proprio il sapore della Morositas. Parlando con Manuel mi ha detto che si sono ispirati alle nuove Tic Tac mente liquirizia, quelle che hanno dentro la liquirizia e fuori sono bianche, quindi alla menta.
E poi ho detto, cavolo, è vero, sono quelle, solo che io non ci facevo caso perché pensavo più che altro a una roba con la liquirizia e non pensavo appunto che esistevano anche queste, perché io l'ho assaggiato e ho detto, ciao, ne spostatevi tutti, ho fatto la recensione praticamente subito, adesso, proprio perché questo finirà molto a breve, quindi non volevo fare come al solito, arrivare a portarvene poco così. Cioè, è fenomenale, vi lascia in bocca proprio il sapore del fresco e il retrogusto della liquirizia che vi lasciano le Tic Tac, è vero, cioè adesso che mi ci ha fatto pensare è quello, però a me mi ricordava anche la Morositas, perché io se penso alla liquirizia mi viene in mente quello, una Goleador, cioè, solo che come se fosse il sapore che vi lascia la Goleador, ma come se fosse fresca alla fine, cioè se facessero delle Goleador, liquirizia fresche, ecco sarebbe quello. Io ho provato anche altre volte degli aromi di Cyber Flavor, alcuni sono veramente veramente buoni. E alcuni aromi tempo fa che boh, io li facevo, gente che diceva buonissimi, ma non solo di Cyber Flavor, in generale, invece io non li trovavo tondi, cioè li trovavo che mancava qualcosa, perché erano sempre aromi, io ero abituata a svapare liquidi pronti. Ecco, questi ragazzi non hanno niente da invidiare a dei liquidi pronti. Cioè, veramente, se io li miscela, se io ve li porto in fiera senza dirvelo e ve li faccio assaggiare, non direste mai che sono aromi. Ma ve lo giuro, io, cioè, non mi viene in tasca niente a dire che questo è buono o no. E sapete che se guardate il canale, quando una cosa non mi piace, faccio fatica a nasconderlo e non vedo perché poi dovrei farlo. E cioè, anche il Lo, che è uno, andate a vedere le dirette, è abbastanza pignolo e se c'è da dire lo dice, non, senza filtri. Poi le nostre dirette del giovedì disagio sono così. È rimasto perché veramente tra uno e l'altro non saprei cosa scegliere. Per gusto personale sceglierei lui, ma solo perché io ho la liquirizia, ho una malattia. Però questo è uno dei pochi donuts che veramente riesco a svapare. La differenza di spinta dell'Ladeon e del Pixie, ragazzi. Batterie cariche entrambe, stessa box. Vabbè, materiali sono quelli che sono. Poi questa coil è quella che c'era in dotazione ed è in Kanthal, quindi ovvio qua c'è una coil di Isaac. Complimenti ragazzi, mi avete piacevolmente stupita. E sono contenta, spero di vedervi a Roma. E quindi ve li straconsiglio, se potete provarli, magari in fiera provateli, se potete prenderli prendeteli, fate quello che volete, ma sono da avere, questi due liquidi sono veramente fantastici. E questi due aromi, scusate se li chiamo liquidi, ma non ho niente a che invidiare, ripeto, è un liquido pronto. E quindi con una svapata io vi saluto e al prossimo video.